Allora ragazzi, bentornati sulle rubriche PlayStation VR. Questa volta giochiamo al gioco dei Ghostbusters. Spero che si senta l'audio. Ecco, è un casino, vediamo, c'ho le mani qui davanti. Scusate se registro così, ma in questo gioco, cosiddetto gioco, che poi gioco non è, non c'è la registrazione del video in... Che se mani, guarda, non sono le mie mani queste. Allora, andiamo a giocare ragazzi. A calibrazione, andiamo a fare calibrazione. Allora, questo gioco, che poi gioco non è un'esperienza virtuale, è uscito l'anno scorso in America al costo di 7-8 dollari e tutti quelli che l'hanno provato hanno detto che era una schifezza perché durava poco, costava appunto 7-8 dollari, che non è pochissimo, e in pratica non era un vero gioco, ma semplicemente si andava un po' in giro, si facevano delle cose così. Ecco, infatti, come vedete, siamo a New York. Ecco qua, sono a New York, non so se riuscite a vedere la stradina che vedo io. Non mi giro, mi sto girando, vedo le strade, vedo tutto. C'è anche un'ambulanza che passa, c'è un autobus che passa, c'è un po' di roba. Spero che mi sentiate perché sto registrando giustamente in presa diretta. Allora, abbiamo qui un biglietto che dice allo colloquio di lavoro al quartier generale dei Ghostbusters. Alle 4:30 non fare tardi. Allora, questo gioco è uscito l'anno scorso per PlayStation VR, quest'anno invece è uscito anche da noi in Italia, perché l'anno scorso era solo in America e ci hanno aggiunto pure la seconda parte. Quindi la prima parte faceva schifo perché non si faceva praticamente niente. Nella seconda parte ci hanno messo la caccia ai fantasmi, ragazzi, che è più interessante. E prima più seconda parte l'hanno messa in offerta a 10 euro, quindi io subito mi ci sono fiondato, che già è un prezzo più umano, cioè in teoria costerebbe 15, ma in offerta stava a 10, quindi mi ci sono fondato, ragazzi. Vediamo un po'. Chi è? Simbolino dei Ghostbusters. Ciao, ciao. That you're here for the ghostbusting job, aren't Sì, you? sono qui per... I'm Luke Lee. Don't roll your eyes, it's a family name. But I Sì. also understand where you're coming from. Eh? I can show you around and tell you what's what. Moving around here is a little different than you're used Ah, to. non posso I'm camminare, che devo driving. fare? You gotta teleport. Ah, mi devo Hold the button teletrasportare? on your controller, point it at the ground, then let go. Boom, you're there. I call it teleporting. Kinda has a nice ring. After you're done taking in the view, why don't you teleport your way over the firehouse? Ok, ha detto che mi posso teletrasportare. Quando ho fatto, quando ho visto un po' in giro, posso andare a teletrasportarmi nella Firehouse lì. Allora, ragazzi, in pratica dicevo che questo gioco, diciamo, parte 1 e parte 2 assieme in bundle già un po' meglio. Allora, questo gioco è stato un po' trattato male. Devo andare lì, mi devo teletrasportare per forza lì. Ok, vediamo un po', c'è un po' di strada, però io voglio andare a vedere qui cosa c'è qui. Qui c'è un coso che vende i giornali, ma non ho i soldi per comprare il giornale. Vediamo un po' se riusciamo a leggere dei titoli, niente. Qui c'è un negozio che è chiuso. Qui c'è un telefono, andiamo al telefono pubblico. Non si va a chiappare, giustamente, si può prendere niente. Vabbè, ragazzi. Andiamo, vediamo un po' qui giù fino a che giù si può andare. Niente, sono fermo qua. C'è la panchina, mi siedo sulla panchina. Mi siedo. Ecco qua, mo mi rialzo e andiamo verso il quartier generale perché c'ho il colloquio di lavoro, ragazzi, perché i Ghostbusters stanno cercando personale e io mi voglio proporre come acchiappafantasmi. Qui che c'è? Qui c'è una fermata dell'autobus, macchine varie, macchinine, macchinette. Andiamo, che c'è qua? C'è un chiosco degli hot dog. Nice hands, by the way. Can you wash Belle mani? some dishes later? You know, you can actually grab things with them. Posso I'm prendere la serious. All roba? you gotta do is reach out and pull the trigger. Go ahead, Acchiappa. try Eccolo acchiappato, ma devi... È scappato. Mannaggia lui. it. Well, pick it up. C'è un hot dog qui, però fa schifo, è tutto bruciato. Qui c'è... Oh! Oddio, chi è? Slime! Che vuoi, Slime? Ti tiro una lattina. Oh, no, m'ha smerdato! Come diceva il dottor Winkman nel primo film. Ah, dici, vai a seguirlo dentro
al quartier generale, altrimenti lui smerderà tutto il quartier generale, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Qua ci sono delle pinze per prendere gli hot dog. Qui c'è una lattina, qui c'è un hot dog, qui altre pinze. Vediamo se si può prendere hot dog con le pinze. Sarà possibile? Non penso, però ci provo. Dove è finita la pinza? Dove è finita la pinza? Sparita. Qua c'è la friggitrice addirittura. Buttiamola via. Mi pare ovvio che ho fatto cadere la telecamera per buttare via la friggitrice. Qua c'è un panino, buttiamo. Qua che altro c'è? Salse varie. Qua c'è l'aranciata, mi pare. Che è sto coso? Se voleva, no? Guarda come glitcha, glitcha. Più di glitch sto gioco. Allora, qui che altro c'è? Ma niente, non posso dire niente. Vabbè, mi sa che ce ne dobbiamo andare, ragazzi. Allora, andiamo a vedere qui che dice. Allora, i dice, i colloqui di lavoro degli acchiappafantasmi sono stati spostati per la prossima settimana a causa di un'emergenza. Mi sta suggerendo di aprire la porta. A causa di un'emergenza, per favore vai a vedere Gavin nella scrivania centrale e parlate con Cam. Benny lascia la zuppa nel frigo e farai meglio a lasciare One Ton. Vabbè. Comunque, devo entrare quindi, ragazzi, però... Insomma, è un po' un casino questo gioco, perché... Vabbè, che faccio? Entro? C'è nessuno? Allora, seconda parte, trappola, blast... Ah, forse mi fanno usare la trappola, quindi speriamo. Sto caricamento non finisce mai. Oh, rieccoci, siamo nel quartier generale, guardate l'Ecto 1. C'è il fantasmoso, che dice? Look at him! He's disgusting! È disgustoso! Sì, è disgustoso! Che cazzo si sta a mangiare? Pollo fritto! C'è tipo un coso di pollo fritto, vedete qua! Che c'è? Che sono? Ecto 2, Ecto 1, Psycho! Be where you are! Sì, chi sei, dove sei, perché no? Vabbè. Comunque... Qui c'è l'acto 1, non si vedono bene gli interni, si vedono poco poco. Vediamo un po' se metto la testa dentro gli interni, se riesco a vederli. No, non mi fa vedere. Non mi fa questo gioco. Non mi fa vedere gli interni. Dai, fammi vedere gli interni. Oh, un pochino vi sto vedendo, guardate. Un po' gli interni li sto vedendo. È stato paraculo. Ah, lì c'è slime, andiamo a vedere. Slimer! Uè, Slimer! Resta dove sei, no, 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 resta dove sei. Non ci provare. Oh, è scappato. È scappato. E mo? Dove è andato? Ah, dici, prova a tirarlo. Prova ad attirarlo con qualcosa di buono da mangiare. Vediamo qui che c'è. C'è delle ciambelle, donuts. Oh, ciambella. Acchiappa, acchiappa! Ciambella! Ciambella! Oh, l'ho mangiata, oh, l'ho mangiata! Altra ciambella! No, è sparito! Se ne ha mangiata una sola, questa me la mangio io! Dice, smettila di perdere tempo, acchiappalo! Cerca l'equipaggiamento nel laboratorio, allora, vediamo qui che c'è! Allora, qui c'è della carta di un vecchio computer, c'è vecchi computer, roba radioattiva c'è qua, ragazzi. Ma questo è l'Act 1, Parts may fell off, delle parti potrebbero cadere, c'è scritto. Ok. Guardate, guardate quanta roba, chi è? Chi è questo tizio? Ah, questo qui è il segretario delle nuove acchiappa fantasmi, il film del 2006 non esiste, ragazzi. Allora, purtroppo, vedete, io volevo andare qui... Il quartier generale che ha fatto sì, allora volevo farmi, ragazzi, assumere della chiappa fantasmi. C'è la pizza buona, però non la posso mangiare. Allora volevo farmi assumere della chiappa fantasmi, ragazzi, ma purtroppo sono andati via, quindi sono senza chiappa fantasmi. C'è pollo fritto qua, buono pollo fritto. Sì. Ah, guardate, c'è il palo, voglio andare a vedere lì se il palo si può vedere sopra. Niente, sopra non si vede niente, se ne dico uno schermo. Ma andiamo qui, perché dietro la scrivania ho visto che c'era una cosa. Andiamo a vedere qua. Oh, sono seduto alla scrivania di Jamil. Qui, rispondiamo? Rispondiamo al...
Ghostbusters. Sono Kenny. Lasciate un messaggio. Non ho capito che cacchio ha detto quello, non si capiva niente. Comunque tiriamo sta penna sullo schermo, c'è il mouse, tiriamo pure il mouse sullo schermo. Vediamo un po' che è sul bottone. Aspetta, fammi resettare il... Non riesco, riesco a premere sul bottone, no, qua non si può premere. Se. Mi sto spostando, no? Dai, bottone, bottone, niente, non si preme. Tastiere, questo è preme. Ah, posso prendere il monitor, guarda! Ma che roba! Poi gli tira la tastiera sul monitor, te, beccate questo. Faccio come quello Rage Quit a Quake che sfornava tutto. Ah, beccate. Devo essere deficiente, vattene a fare. No, oddio, ho fatto suonare l'allarme. Ah, ma pure questo si può prendere? No? Calcolatrice si si può prendere. Calcolatrice la butto qua, così, te la beccate questa. Il libro, ah, si può prendere pure i libri, guarda. Il pollo non si può prendere? Tutta la vaschetta no, ah sì, tutta la vaschetta si può prendere, va. Stop messing around and get him! Beh, andiamo a cercare Slimer, va, che meglio, andiamo a cercare Slimer. No, c'è Slimer. C'è ancora un'altra foto di sto deficiente, basta, che palle. Allora, vediamo un po'. Giriamoci col... qualcosa qui, col bottone, allora. Proton Pack Assembly. Devo assemblare un po' del Proton Pack, eh? Porca. Ecco, spento la luce, ma magari si vede meglio, ragazzi, perché giustamente con la luce accesa si vede tutto il riflesso. Magari mi si vede pure a me. Allora, andiamo qui. Allora possiamo prendere sta roba, che non so che roba è. Oddio, mi è cascata. Speriamo che non esplode niente. Allora, vediamo un po' dove posso andare qui. Andiamo qua. Cos'è un guantone? Roba cinese? Sono spaghettini cinesi. Qua c'è il computerino. Qua pieno di bottoni, ma se non ne preme. Allora, qui che c'è? Tutta, questa è tutta apparecchiatura di Egon Spengler, ragazzi, che non è in casa, quindi noi facciamo un po' di casino. Oh, se può scendere giù là? Vabbè? Sì, ma prima di scendere voglio vedere qua. Looks like some of the pieces fit together. Oh, guardate qua. Questi sono i pezzi dello zaino, ma questo non è lo zaino classico dei Ghostbusters classici, questo è lo zaino quello nuovo. Quello nuovo delle Ghostbustersissime del 2006, che ripeto, quel film non esiste perché fa cagare. Comunque, vabbè. Allora, mettiamo i pezzi del... Oh, oh! Mi hanno messo il Proton Pack, cioè... Ragazzi, c'ho lo zaino... Oh! Oh, oh, qui viene. Ho acceso il fucile protonico, ragazzi. Chi è? Oh, ecco Slimer, acchiappalo! Acchiappa Slimer! Slimer! Vieni qua! Disgraziato! Oh! No, no! Dove vai? Dove vai? Buttalo la trappola, dai! Vieni qui, vieni nella trappola! Sì, sì! Grande! Ho acchiappato Slimer, ragazzi! Ho acchiappato Slimer, incredibile! Figata! Ho acchiappato Slimer e adesso la devo metterlo nell'unità di stoccaggio, nella cosa rossa. Qual è la cosa rossa gigante? Non lo so. Ma fammi girare un po', mi giro con il bottone. Vediamo un po' nell'armadio che c'è, se c'è qua. Ma c'è una tuta dei Ghostbusters, guardate, solo che un po'. Dove cacchio è la cosa rossa? Ah, lì forse? La cosa rossa? Dove cacchio sta? Ah, sotto, devo andare, infatti sì, nei...
nei Ghostbusters originali l'unità di stoccaggio stava sotto, ragazzi. Stava sotto, stai in giro con il... Sto sotto, guardate! Guardate sotto che c'è pieno di roba! Oh, spettacolo! Put that trap away in the basement before you screw anything else up. Oh, c'è il computer col simbolino dei Ghostbusters. Che figata, ragazzi, veramente. Ma si riesce a vedere qualcosa? Perché mi sa che va a scatti, mo. Forse devo riaccendere la luce, che dite? Magari siete più fluido? Ma non viene a spegnere, forse. Vabbè. Put that trap away in the basement before you screw anything else up. Oh, ecco, dicevo, siamo davanti al computerino dei Ghostbusters, eccolo qui. Carino, posso spostare la roba anche qui? Sì, posso far volare via la roba come mi pare. Ho fatto volare via il mouse e la tastiera. Qui c'è, ci sono altri computerini. Questa è l'unità di stoccaggio, eccola. Oh, mettiamo la trappola dentro. Metto la trappola, che dite? Metto, Ecco fatto, è chiuso. Ora devo tirare la leva. Già si è tirato la sorsa. Guardi qua. Oh! Slimer sta dentro l'unità di stoccaggio, raga. Ciao Slimer. Sei block, sei intrappolato, fedentone. No, non vengo, non vengo. Ciao. No, no, che fai? Lecchi il vetro, ha fame. Guarda come va. No, mo scappa di nuovo sul fame, oh. Mo sapete che scappa di nuovo. Mo? Che succede? No! Che è? È scappato il demone! È scappato il demone, no, raga! È scappato il demone! No, mo dice che lo devo andare a recuperare! Ci devo andare a prendere se fosse te, ci sarà una festa a New York City stanotte! Oh, eccolo, eccolo! No! Demone! Fine prima parte. Ciao. Ci vediamo al secondo episodio, ragazzi. Ci vediamo al secondo episodio.